cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore. Ma i tuoi piedi, ta 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 ta. Ma i tuoi piedi, ta 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 ta. E adesso l'ultimo di Roberto Alesse, il declino del potere pubblico in Italia, edito da Rubettino. Come salvare la classe dirigente nell'era della globalizzazione e delle pandemie. Vediamo. Questo libro nasce da una duplice esigenza. La prima esigenza è quella di riflettere in modo critico sul rapporto che sussiste fra il fenomeno complesso della globalizzazione e la crisi in generale della politica che reca in sé il declino degli stati moderni e nazionali, che sono peraltro alle prese con la crisi della democrazia e dei suoi cittadini sempre più cosmopoliti e migratori. La seconda esigenza che mi ha portato invece a scrivere questo libro attiene alla storia istituzionale di questo nostro paese, per come l'ho potuto osservare da vicino, avendo ricoperto incarichi rilevanti nel corso di questi ultimi 20 anni. E il giudizio che ne do non è del tutto positivo, perché il paese ha mancato l'appuntamento con le riforme strutturali, anche perché la classe dirigente di questi ultimi decenni è apparsa inadeguata rispetto alla complessità dei tempi che viviamo. Il libro individua a questo riguardo i rimedi per favorire una netta inversione di tendenza del paese. Per avere successo, una nazione deve far collaborare insieme popolo ed elite. Questo significa che il popolo, anche nella sua accezione giuridica, non va idolatrato oltre misura per incensare falsamente i riti liturgici della democrazia, ma va invece accompagnato verso percorsi di sano risveglio della coscienza civile e di doveroso impegno per la causa del bene comune. Dobbiamo ripartire dalla valorizzazione del merito, non c'è alcun dubbio. E soprattutto dobbiamo mettere il popolo nella condizione di eleggere chi lo cura, non chi lo droga. Cablibri finisce qui, noi ci vediamo sabato prossimo. Grazie per averci seguito e buona lettura come sempre a tutti voi. Arrivederci. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?